è il quarto potere costituzionale, appunto la sovranità monetaria, che dobbiamo necessariamente avere. Nel momento in cui un popolo riacquisisce la sovranità monetaria, depotenzia il banchiere e si potenzia come popolo. Perché con la sovranità monetaria, signori miei, abbiamo la matrice che è crollata, no? Ma come la matrice posso fare tanti esempi. Da una parte c'è la forza lavoro. Cosa significa forza lavoro? Gente che vuole lavorare, gente che sa fare le cose. Perché volete che non sappiamo ricostruire la matrice? Secondo voi lo sappiamo ricostruire? Certo. Ci abbiamo gente che la sa fare? Perfetto. Abbiamo le materie prime per poterla costruire? Cave, cemento, ce l'abbiamo. Lo state dicendo voi. Cosa manca? I soldi. I soldi. I soldi che mettano in comunicazione forza lavoro con cose da fare. Uno Stato a sovranità monetaria stampa moneta e ricostruisce nel giro di un anno la matrice. I soldi non bisogna andarli a trovare in una miniera, non devono cadere dal cielo, non bisogna andarli a cercare da nessuna parte. Si stampano e si generano le cose. Naturalmente, entrando poi nel concetto sempre auritiano, per spiegare bene, la moneta è come il sangue.